cos'è il tempo per te? Sono tante, troppe volte che guardiamo i giorni scorrere. E se ce ne rendiamo conto è solo perché stiamo dimenticando di viverli. Un giorno vissuto è un giorno in meno di rimpianti. E il dolore di un rimpianto, credimi, è più forte del dolore di aver provato e non esserci riuscito. Oggi, domani, tra 10 giorni o tra 3 minuti, potrai sbagliare. Ma forse chi ci ha creati ci ha voluti imperfetti per far sì che potessimo sbagliare, che dovessimo sbagliare, e dall'errore ricevere insegnamento. Una seconda possibilità l'abbiamo tutti. Nulla è perduto, nulla sarà perduto se si vive col coraggio di vivere. Il valore per qualcosa per cui vale la pena vivere non lo mostri con la paura di perdere, anzi, chi ha realmente paura di perdere ciò a cui tiene, ha già perso. Non sminuire la qualità del tempo, costruisciti una possibilità. Guidati con mano verso il tuo obiettivo. Questo è il vero sentimento, questo è il vero valore. E inizia da ora, parti da ora, vivi con la positività che tutto andrà per il verso giusto. Perché nella vita l'importante è crederci e avere il coraggio di crederci. Sì, il coraggio, quello vero, sconfigge la paura e ti permette di vivere. Perciò lo dico a te, nessun treno è realmente partito. Ma concentrati se non vuoi perdere l'occasione di vivere. Ritagliati per un attimo un po' di spazio, lontano da tutti. Alza lo sguardo al cielo. Prendi un bel respiro e senti cosa conta di più per te. Se lo senti, prendi il coraggio di non perderlo. Ah, sai cos'è il tempo? Per me il tempo è quel che tu decidi di farne. Ed è ora. Non si può tornare indietro, non si può tornare indietro. Nemmeno di un minuto, ma c'è ancora un margine per cominciare a vivere con gli sguardi che si incrociano a metà nello spazio della libertà.